E voi siete più tipi da fronte o tipi da posteriore? Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G e ovviamente si parla in questo video del posteriore delle nuove RTX serie 3000. Stanno succedendo i peggiori casini sull'internet perché le RTX 3080 e potenzialmente anche le 3090 stanno cominciando a dare i primi problemi. Io non voglio sembrare altezzoso o tracotante, ma l'avevo detto, i primi batch di un nuovo prodotto, specialmente di schede grafiche che hanno una nuova architettura, non hanno un'ottimizzazione software e non sono state testate dai consumatori, ma solamente dai produttori, quindi in ambienti dove le variabili sono molto molto poche, portano spesso e volentieri dei problemi. In questi giorni l'internet si sta infiammando perché i condensatori delle schede grafiche non sono all'altezza del clock di queste appunto schede grafiche. Vediamo un attimo di cosa si parla, perché qui abbiamo una foto rappresentativa del problema e che ci fa capire quale sia effettivamente il casino che si sta generando sulle schede grafiche. Qui vediamo dei condensatori POSCAPS. Si chiamano POSCAPS perché POSCAPS dovrebbe significare cap, cioè parte superiore, cappuccio potremmo dire, a polimeri. Il polimero che cos'è? È un insieme di vari materiali, che siano essi plastici, siano essi metallici, e che risuonano a frequenze diverse rispetto ad altri materiali. Che cosa significa? Che la scheda grafica, arrivata a determinate frequenze, circa 2000 MHz, produce del rumore elettronico perché questi sei infamoni sono parte del processo di alimentazione della GPU. Adesso questi rossi sono i condensatori cattivi, questi verdi chiamati MLCC, cioè multi-layer ceramic condensers, e cioè condensatori di ceramica multistrato, sono evidentemente esenti dal problema di questa risonanza strana. Come ben sappiamo, la ceramica è un pessimo conduttore di calore, un pessimo conduttore di elettricità e evidentemente è anche un ottimo materiale refrattario a queste frequenze. Io purtroppo non sono un ingegnere, non ve lo so spiegare bene. Chi effettivamente è del mestiere ci dia una mano a capire perché si creano queste frequenze. Nel video di J2Sense, che adesso andrò a farvi vedere, o almeno in parte, viene spiegata questa cosa in termini molto semplicistici, cioè si crea del rumore elettronico. Adesso io non lo so, vi ripeto, se voi siete del settore aiutateci a capire, ma adesso vorrei farvi vedere quali modelli di schede grafiche potrebbero essere affetti da questo problema, perché ce ne sono una marea. Sappiamo benissimo che le Founders Edition hanno delle stabilità migliori rispetto ai produttori di terze parti, perché guardate un po' qui, questo qui sotto è il PCB, il retro del PCB della Founders Edition, della 3080 Founders Edition. Sopra, questa qui, invece, dovrebbe essere la 3080 di EVGA, il modello XC3. Va bene, la situazione non è così male qui perché c'è un condensatore a ceramica, ma ce ne sono 5 a polimeri, quindi diciamo che più condensatori giallini, più condensatori a ceramica ci sono, e meglio è. Nel video poi Jay continua a disassemblare una RTX 3080 Eagle, ossia, e vediamo che questa qui ha tutti e sei i condensatori a polimeri. Molti dei possessori, dei fortunatissimi possessori, dei possessori che hanno già avuto in mano e hanno avuto modo di testare questa scheda grafica, hanno effettivamente riportato tantissimi crash di sistema, hanno riportato instabilità a frequenze più alte e probabilmente la causa è proprio questa qui. Ma perché le case produttrici mettono questi condensatori a polimeri? Quando viene aperta la Eagle OC di Gigabyte, possiamo vedere che questo qui somiglia molto, a detta di Jay, a un
PCB Reference. Che cos'è il PCB Reference? È un PCB di riferimento che viene mandato ai produttori di terze parti di schede grafiche, che poi, una volta ricevuto questo design, decidono di cambiare fasi di alimentazione, condensatori, eccetera, eccetera, per poter dare qualche prestazione in più o poter dare qualche prestazione base che Nvidia appunto dichiara, facendo dei piccolissimi cambiamenti e andando a risparmiare su alcuni componenti. Evidentemente a questo giro hanno risparmiato sul componente sbagliato. Ma la cosa interessante, come ho detto prima, è che probabilmente non solo le 3080 potrebbero essere affette da questo problema. Se siete tra i fortunati possessori di una 3090, innanzitutto complimenti, perché vi siete aggiudicati una scheda grafica da 1500 euro. Ma dovete stare attenti se avete acquistato una scheda grafica di terze parti. Se andiamo a vedere il teardown della 3090 effettuato da Gamer Nexus, vediamo che nel PCB della Founders Edition, questo qui è della Founders Edition perché c'ha la forma V qui sotto, ci sono due condensatori in ceramica e quattro a polimeri. Quindi sappiamo bene che Nvidia sta tenendo effettivamente il design, un design buono appunto, per se stessa, perché è normale, siamo noi che produciamo il chip grafico, vogliamo che il design nostro sia il migliore. Come facciamo a dire che questa qui sia una 3090? Perché questo qui è il retro del PCB e vediamo 12 GB di RAM GDDR6 sul retro, perché ricordiamo la 3090 monta RAM sia da un lato del PCB sia dall'altro. La cosa bella poi e che ci sono altri modelli di schede grafiche che hanno mantenuto questo design. Tipo, questa qui è la Gaming X3 o RTX 3090 di MSI. Questo qui è il fronte del PCB. E adesso il retro è molto simile a quello della Founders Edition. Ovviamente il PCB è molto più lungo rispetto a quello della Founders, perché la Gaming X3 ha un sistema di dissipazione a tripla ventola, come possiamo vedere dalla miniatura qui. E questa qui infatti è molto molto stabile per quanto riguarda l'overclock. Adesso invece andiamo a vedere il PCB della RTX 3090, dovrebbe essere la Eagle OC di Gigabyte. Sappiamo che è una 3090 appunto perché ha 12 GB di RAM sul retro. E guardate qui cosa c'è. Vediamo che qui appunto è una Gigabyte. Vediamo, guardate qui cosa c'è. Cioè, ci sono praticamente 6 condensatori a polimeri. Poi, un'altra scheda incriminata è la Zotac. La RTX 3090 Trinity di Zotac ha lo stesso problema. Ci sono 6 condensatori a polimeri, che significa che effettivamente stanno risparmiando, vi ripeto, sul componente sbagliato. Dobbiamo però dire una cosa. Fin quando la scheda grafica non viene sottoposta a un overclock abbastanza spinto, non presenta di questi problemi. Questi problemi sono sorti quando le schede grafiche sono arrivate nelle mani dei consumatori e ovviamente hanno provato a fare i loro test. Oltre i 2000 MHz di frequenza cominciano ad esserci i primi crash di sistema, le instabilità, temperature stranissime. Alcune schede grafiche, appunto la 3080 di Zotac, non riusciva appunto a boostare come si deve per quanto riguarda le frequenze, appunto secondo me per questi problemi. Anch'io sono un acquirente della 3080, sto aspettando che mi arrivi, ho acquistato la TAF di Asus e negli ultimi giorni Asus sta cominciando a dichiarare che no, i nostri condensatori sia sulla TAF sia sulla futura Strix sono tutti quanti in ceramica. Qui adesso vi faccio vedere la loro pagina Instagram e vediamo che dalla foto tutti i condensatori sono in ceramica. Ma Videocards ha scoperto un po' la magagna di Asus. Diceva, ok, anche Asus, visto il problema che ci stanno creando questi condensatori, ha cambiato le foto e ci sta forse prendendo un pochettino in giro. Io non lo so sinceramente, ma ho una prova che potrebbe smentire questa cosa. O meglio, le foto sono vere, cioè nel senso, o meglio, questa foto è stata rilasciata sui social prima che ci fosse questa foto, prima che uscisse tutto quanto il casino appunto dei condensatori, e si parla delle 3080. Vedete che Asus appunto ha cambiato
totalmente le foto. Potrebbe essere effettivamente che, cambiato il design della scheda grafica, perché no, vogliamo dare il beneficio del dubbio ad Asus, ma può anche darsi che abbiano semplicemente modificato la foto. Ad ogni modo, quando ci arriveranno tra le mani le 3080, potremmo dire questa cosa. Anche se andiamo pcgaming.it, vediamo che, questo è un articolo che ho visto prima del 24 settembre, se non erro, c'è scritto qui 24 settembre, c'è una foto della TAF che presenta appunto tutti e sei i condensatori in ceramica. Quindi le cose sono due: o Asus ha mandato, sapeva di questo problema e ha mandato i campioni migliori ai recensori, o effettivamente tutte quante le schede di Asus saranno così, saranno con i condensatori in ceramica. Io vi ricordo che questi problemi di instabilità, di crash di sistema, si hanno solamente quando la scheda grafica viene portata a un overclock molto alto. Si raggiungono e si superano soprattutto i 1980, 1990, 2000 MHz di frequenza, che è tanto, ragazzi, è davvero tanto. A stock, se voi inserite la scheda grafica nella scheda madre e la lasciate andare da sola, questi problemi non si presentano. C'è comunque la possibilità molto 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 alta che i produttori di schede grafiche rilascino un firmware che possa bloccare le frequenze del chip grafico e non farlo andare oltre una certa soglia. È l'opzione gratuita, è l'opzione più veloce, l'opzione che effettivamente fa capire ai consumatori che i produttori ci tengono a mantenere una buona reputazione. Sarebbe quella di ritirare le schede grafiche, purtroppo aspettare un altro mese e rilasciare di nuovo le schede grafiche con l'aggiornamento appunto dei condensatori. Io non so che altro dire se non che Dio ce la mandi buona. Detto ciò, io vi ringrazio di aver guardato il video, vi ricordo che lunedì, mercoledì e venerdì streamo su Twitch dalle 15, quindi se volete venire a farmi compagnia ci facciamo quattro chiacchiere, parliamo anche di questo, guardiamo configurazioni e siamo insieme. Vi ricordo anche di mettere un mi piace, di iscrivervi al canale e di accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del punto DG. E quindi ci vediamo a un prossimo video, sempre qui sul punto DG, sempre qui col vostro G. Ciao!